Un saluto a tutti gli amici di WeTech. Oggi procederemo all'unboxing del nuovo decoder Zgemma Star HA2, il successore del Cloud Epoch 3. Procediamo con l'unboxing. Andiamo a vedere le specifiche, che sono per lo più identiche a quelle del Cloud Epoch 3. Vediamo che è un decoder Enigma 2, è il doppio tanner, ha 751 MHz di processore, 512 MB di memoria flash e 512 MB di memoria RAM DDR3. In questo nuovo modello è stato sostituito il tanner, che nel Cloud Epoch 3 aveva qualche problema, ed è stato rimpiazzato con uno di qualità nettamente superiore prodotto da Samsung. In ogni caso metterò il link a tutte le specifiche in descrizione. Il decoder funziona perfettamente con l'IPTP ed è compatibile con tutti i principali standard di compressione video. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio lo Zgemma Star HA2. Abbiamo il manuale di istruzioni, manuale in inglese, ma non è un problema perché il decoder è veramente semplice da configurare e monta le immagini più famose. Per citarne qualcuno, Italisat, OpenATV, OpenPLA, OpenVix, OpenDroid e molte altre immagini. Il decoder è praticamente identico esternamente al Cloud Epoch 3, se non per il marchio Zgemma. Frontalmente abbiamo ancora l'ingresso USB e lo slot per la smart card. Controlli volume e accensione. Nella parte posteriore già possiamo notare la presenza dell'interruttore on-off, che non era presente nel Cloud Epoch 3, e più l'uscita composita video e audio. Poi abbiamo alimentazione per l'antenna, i classici ingressi per il cavo satellitare e per il cavo digitale terrestre, Ethernet, un altro ingresso USB e l'ingresso HDMI. Cavo di alimentazione con relativo alimentatore. Telecomando, che è molto simile a quello del Cloud Epoch 3, cambiano solo alcuni comandi. Andiamo a confrontare. E a prima vista possiamo notare qualche piccola variazione nei tasti, ma il telecomando è molto simile. E cavo HDMI. Andiamo a confrontare i due decoder nel dettaglio e, come possiamo notare dalle immagini, sono praticamente identici, almeno per ciò che riguarda l'estetica. Nella parte posteriore notiamo subito la presenza dell'interruttore on-off. Per il resto sembra essere identico. Per il momento è tutto, arrivederci al prossimo video.